Un caloroso benvenuto a voi tutti che mensilmente ci seguite da tutta Italia e da tutto il mondo. Iniziamo subito con la prima notizia. Il 18 luglio scorso, dopo l'approvazione del documento di vision da parte degli organi strategici della pianificazione territoriale di Area Vasta dei Monti Dauni, con i 30 sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'Appennino Dauno, tra cui i sindaci di Candela, Deliceto, Rocchetta Sant'Antonio, Pietra Montecorvino, Sant'Agata, Biccari e il comune di Lucera, è partita la fase di animazione e ascolto del territorio con la realizzazione di forum itineranti che interesseranno tutti i comuni dell'area vasta. Vediamo ora le interviste fatte al senatore Carmelo Morra, presidente della comunità montana, e alla dottoressa Antonella Caggese del GAL. Di oggi inizia una serie di contatti con il territorio attraverso i forum appunto tematici, dove all'interno della progettualità di area vasta che si sta predisponendo fra le due comunità montane e il comune di Lucera si raccolgono le indicazioni che provengono dal territorio in senso lato, dalle istituzioni, da chi vuole intraprendere su questo territorio attività economiche, dal mondo dell'impresa, dal mondo sociale. Quello di area vasta è un concetto emergente nella progettazione regionale. La Regione Puglia ha individuato 10 aree vaste all'interno del territorio regionale e ha chiesto a queste 10 aree vaste di progettare il proprio futuro, o meglio le linee strategiche attraverso le quali deve viaggiare il proprio sviluppo. Quindi questa è una pianificazione strategica estremamente importante per il territorio dei Monti Dauni, che è un territorio che, come sappiamo, presenta anche le sue criticità, all'interno delle quali comunque c'è un lavoro da fare e c'è un impegno da profondere per emergere con uno sviluppo sostenibile, avanzato e condiviso soprattutto. Quindi quello che si sta facendo ora qui all'interno dell'area vasta è appunto progettare, appunto pianificare quello che sarà poi il futuro dei prossimi 10, ma ci auguriamo anche più di 10 anni. Sabato 19 luglio è stata inaugurata La Casina, una residenza rurale con camere di proprietà della famiglia Iossa presso la contrada Borranico. Domenica 20 luglio ha fatto tappa a Deliceto la prima gara ciclistica dei Monti Dauni, organizzata dal comune di Bovino. Vi hanno preso parte un centinaio di appassionati dalle due ruote, provenienti da tutta la provincia. Al gruppo è stata concessa una breve sosta a ristoro offerto dalla Proloco di Deliceto. Grazie ad un progetto denominato Città Aperte, per il secondo anno consecutivo organizzato dall'APT provinciale in collaborazione con le Proloco di Deliceto, Sant'Agata e Accadia con cadenza quindicinale, il giorno 24 luglio ha fatto sosta a Deliceto un nutrito gruppo di visitatori provenienti da tutta Italia e dall'estero, soggiornanti presso le strutture alberghiere del Gargano. Ad essi vengono fatti ammirare i monumenti più importanti del territorio, a cui non possono mancare gli assaggi gastronomici del posto. Noi ci siamo trovati molto bene, l'ospitalità è perfetta, non ci aspettavamo di essere accolti in questo modo, pensavamo di fare semplicemente così una passeggiata, però stiamo vedendo che l'ospitalità dei pugliesi, in particolar modo di voi, è veramente notevole, roba veramente da scrivere una lettera ai giornali per indicare come si sta bene in questo posto. Quindi tornerete? Ma sicuramente, purtroppo noi qui siamo un po' lontani perché noi eravamo sul mare, no? Però nel ricordo delle nostre vacanze questa visita avrà sicuramente un elemento di rilevanza, racconteremo ai nostri amici come siamo stati bene qui e li inviteremo a venire a visitare il vostro paese, nonché ad assaggiare i vostri prodotti naturalmente. Il percorso è molto lungo perché a 24 anni sono partita dalla Sicilia, per lavoro sono arrivata a Milano, poi ho conosciuto mio marito, mi ha portata a Brescia e quest'estate siamo qui a Vieste in vacanza. Devo dire che il sud, come sempre, non, come si vuol dire, non si smentisce mai, lo dico perché le ripeto da buona meridionale, l'accoglienza e l'ospitalità sono sicuramente la caratteristica fondamentale dei nostri territori. Da Caserta, però stiamo a Vieste in vacanza e abbiamo visto praticamente delle locandine per strada che promuovevano questo giro turistico in effetti. E in effetti è piaciuto molto,
proprio e per le cose che ci hanno fatto vedere e poi comunque proprio per la bella sorpresa di un pranzo squisito e di un'accoglienza proprio ottima. Bene, anche qui comunque il cibo è davvero ottimo, anche il paesaggio non è male. Ti piacerà questa giornata, ci ritornerai sì, anche sì, con sì, gli ci provo. Sabato 26 luglio, presso la Sala Europa del Comune di Deliceto, il nostro concittadino Giuseppe Lamatrice, de classe 1922, residente a Gap in Francia dal lontano 1943, ha voluto regalarci momenti di estrema intensità artistico-affettiva, presentandoci il suo film autobiografico Il Solitario. Siamo qui alla Sala Europa del Comune di Deliceto con il signor Giuseppe Lamatrice, all'età di 20 anni è andato via in Francia, ha lavorato lì e ora è tornato con un film da proiettare, da far vedere a tutti coloro che sono qui presenti. Ora gli chiediamo il motivo per cui ha fatto questo film. Dopo tanto tempo siamo finalmente riusciti a proiettarlo, come si sente? D'accordo. Signori e signore, non trovo le parole le più belle, le più nobili per ringraziarvi dell'accoglienza che venite di farmi questa sera con la vostra presenza. Scusate se non parla bene l'italiano, è molto tempo che sono andato via. Ti racconti una storia, un qualcosa che si ricorda di quando era qui a Deliceto? Ma mi ricordo tanto di quelle storie. Un particolare quando andavo a scuola. Allora noi eravamo ragazzi e ragazze, a fianco a me c'era una donna, la figlia di un ricco, si chiamava Sesina. Portavo lo scaldino per scaldarsi le mani, allora io volevo scaldarmi anche io, mi diceva non toccarmelo, tu me lo sporchi. Io metto lavo le mani col sapone, non lo sporco. Un saluto, magari vi vedono anche a casa in Francia i vostri figli. Sì. Guardate sicuro. Là, fate un saluto. Vi abbraccio con tutto il cuore, cari. Tanti bacioni. Porgiamo un caloroso augurio all'Unione Sportiva Elce Deliceto che si è classificata in seconda categoria grazie ad un fortunato ripescaggio dopo la vincita dei play-off. Infine vi presentiamo il calendario delle manifestazioni organizzate dalla Proloco Deliceto per il mese di agosto. Si comincia domenica 3 agosto con la 31esima edizione della Sagra delle Orecchiette presso il Boschetto Scarano alla periferia dell'abitato per momentanea indisponibilità del Bosco della Consolazione. Si prosegue giovedì 7 con la festa sull'Aia, rievocazione della mietitura da un progetto dei volontari del Servizio Civile Umpli 2008. La manifestazione sarà organizzata presso la masseria fortificata a Cavallerizza, a circa 5 km da Deliceto. Il programma prevede ore 18:30, cerimonia di apertura con breve conferenza a tema in cui interverranno vari rappresentanti politici della provincia e del territorio. Ore 19:30, manifestazione dimostrativa con mietitura a mano, trasporto sull'Aia e trebbiatura del grano con mezzi d'epoca. Ore 21, spettacolo folcloristico con il gruppo Le Faitare. A seguire, balli sull'Aia per tutti. Saranno allestiti stand gastronomici con pietanze culinarie contadine. Sarà possibile visitare con guide alcuni particolari dell'importante struttura fortificata del 600. Uno spazio sarà dedicato alla mostra di mezzi e attrezzi agricoli. Giovedì 14 agosto, 26esima edizione della rievocazione storica a Deliceto. Cerimonia di investitura di Antonio I Piccolomini a primo marchese di Deliceto. Dal 16 al 17 agosto, quinta edizione del Vicolo dei Ricordi, mostra retrospettiva sulla vita civile d'epoca. La manifestazione si terrà sulla scalinata di collegamento tra via Trieste e via Porta Caspio. Si conclude con domenica 24 agosto, terza edizione della sfilata di moda, come ormai consuetudine sul piazzale Belvedere. Le notizie di Proloco Deliceto Web News terminano qui. Nel darvi appuntamento alla prossima edizione, tutto lo staff vi augura buon Ferragosto e buone vacanze. Arrivederci!